Ciao a tutti. Questa volta vi parlo del paradosso di Zenone, che probabilmente avete studiato a scuola, ma ve lo ricordo rapidamente. È noto anche come il paradosso di Achille e della tartaruga. Achille, sappiamo tutti, è velocissimo e la tartaruga è un animale molto lento. Fanno una gara e quindi Achille, per non vincere troppo facilmente, concede un vantaggio alla tartaruga e lascia partire alcuni metri più avanti. Inizia la gara e cosa che succede inizialmente? Achille deve raggiungere il punto da cui è partita la tartaruga, che è più avanti. Nel frattempo che Achille copre quello spazio, la tartaruga non sarà rimasta ferma, è avanzata anche lei di qualche centimetro o di un certo spazio. Quindi il passo successivo consiste nel passo successivo Achille deve raggiungere il posto dove adesso si trova la tartaruga. Ok, lui copre questa distanza. Nel frattempo ovviamente anche la tartaruga si è spostata un po', magari sempre meno. Quindi il passo successivo ancora Achille deve raggiungere la tartaruga. Ok, lo fa e lei nel frattempo è avanzata ancora un pochino. E così via. Questo non si interrompe mai, dice Zenone. Perché, vabbè, Achille sarà anche più veloce. Copre molto più velocemente quella distanza, ma nel frattempo la tartaruga è sempre aumentato di un po'. È sempre andata avanti di un po', quindi il paradosso dice che Achille non la raggiunge mai. Vi mostro il laghetto dietro di me. Ecco, allora proviamo a risolvere il paradosso. Questo secondo me è un paradosso bellissimo perché diciamo sarebbe un'ottima introduzione a scuola per il calcolo infinitesimale, dove si ragiona su quantità piccolissime, sugli infinitesimi appunto, che sono quando hai una quantità finita e la dividi in finite parti. Questo paradosso si studia più, almeno io mi ricordo che l'avevo studiato la lezione di filosofia, ma in realtà il contenuto è molto matematico. Allora, cosa c'è di sbagliato in questo paradosso? Beh, apparentemente niente, nel senso che chiaramente sappiamo tutti che nella realtà Achille vince. Achille a un certo punto supererà la tartaruga e la nostra esperienza è: se è più veloce, la tartaruga è più lenta, per quanto vantaggio gli darà, prima o dopo la raggiunge. È la fisica, è la formula anche della velocità della fisica, c'è poco da fare. Queste due cose si intersecheranno prima o dopo. E anche la matematica ci dà tutti gli strumenti per stabilire che la serie di tutte le somme di pezzetti di strada che fa la tartaruga converge, quindi non è infinita, eccetera. Ma questo è un po' un ragionamento un po' avanzato. Però se andiamo a considerare il ragionamento di Zenone, è difficile trovare la falla, perché oggettivamente, ok, Achille è più veloce, copre quella distanza, ma nel frattempo è vero che la tartaruga sarà andata avanti. Dov'è l'inganno? Quando si dice che allora il passo che si itera è sempre lo stesso, no? Dice che Achille copre la distanza che c'era precedentemente tra lui e la tartaruga e nel frattempo la tartaruga avanza un po'. L'inganno sta proprio su quel nel frattempo, perché questo frattempo non c'è. Mi spiego. È molto più facile, ci sono altre formulazioni del paradosso di Zenone che secondo me sono più facili da capire. È più facile da capire se si dice qual è la distanza. Se si dice per esempio che la tartaruga parte 10 metri più avanti e dopo Maria Achille è 10 volte più veloce, allora il passo dopo la tartaruga farà un metro soltanto. E così via, sarà 10 centimetri, un centimetro, un millimetro, eccetera.
quando si parla di questi valori, a questo punto è abbastanza evidente dov'è l'inghippo, che questo spazio diventa talmente minimo, infinitesimale appunto, che il tempo non c'è. Il tempo non c'è e la tartaruga non avanza quasi di niente, anche anche Achille non avanza praticamente di niente, però un po' di più. Allora, qui ancora non è chiaro dov'è il problema. Beh, il problema è che in realtà le cose non funzionano proprio così, perché si sta raccontando una scena al rallentatore. La scena viene raccontata al rallentatore, ma non con un rallentatore che rallenta la scena di 10 volte, la rallenta ogni volta, ogni passo che si fa, la rallenta di più. È come se si stesse congelando la scena. Si sta congelando la scena e noi, ovvero l'osservatore che racconta questa scena, si avvicina sempre di più ai soggetti che stanno gareggiando. E questo può sembrare un fatto non importante, e in realtà, scusate, c'è un po' di vento, tutto il trucco del paradosso sta qui. Il fatto che l'osservatore non è un soggetto immobile che osserva la scena. L'osservatore, raccontata così come la racconta Zenone, è un soggetto ben attivo sulla scena, perché praticamente è come se si stesse avvicinando i due soggetti col microscopio per vedere di quanto avanzano, e nel frattempo blocca la scena, la congela per poterla raccontare. È chiaro che se tu blocchi il tempo a intervalli irregolari, no? E dai sempre meno tempo alla scena per svilupparsi, di fatto stai congelando la scena. È possibile bloccare, anzi, diciamolo al contrario, è possibile lasciare che la scena continui per intervalli di tempo sempre più piccoli, ovvero io sto raccontando una scena, diciamo questa gara di corsa, blocco il tempo, tutto si ferma e dopo lo lascio andare per un secondo. Blocco ancora, racconto cosa è successo nel frattempo, lo lascio andare per mezzo secondo ancora e così via, lo lascio andare per un quarto di secondo, per un ottavo, un sedicesimo, ogni volta divido per due o anche di più. Se alla fine io in realtà non sto facendo andare avanti il tempo, qui entriamo un po' nella matematica, però penso che il concetto sia a questo punto abbastanza chiaro. Se questa serie di tempi non cioè è convergente, ovvero non avanza, ovviamente anche io posso bloccare con questa logica di Zenone, di fermare la scena e darle sempre meno tempo per proseguire, io posso dire che qualsiasi evento non succederà mai. E grazie, sto bloccando il tempo. Va bene, questo era un attimo per introdurre un argomento di cui in realtà non credo parlerò molto, che è l'infinito. Qui l'ho introdotto, diciamo, dal suo opposto, l'infinitesimo, cioè l'infinitamente piccolo. Che anche questo, perché ne ho parlato? Beh, perché è un concetto che è difficile per la nostra mente da immaginare. Il concetto di infinito o infinitamente piccolo è difficile, anche non è chiaro se c'è una differenza tra l'infinitamente piccolo e lo zero. Quando io dico che il tempo va avanti per un sedicesimo e sempre meno, io riduco questo tempo, alla fine io ottengo un intervallo di tempo che è talmente breve, io vado avanti all'infinito, si può dire che io ho bloccato il tempo per sempre, non sto facendo andare avanti il tempo di niente. 1 diviso infinitamente, se un pezzo di pane, non so perché mi è venuto in mente il pane, ma lo divido in infiniti pezzi, in infinite briciole, alla fine cos'è che mi resta in mano? Ogni singola briciola cos'è?
è zero, è niente alla fine. Va bene, è un po' confuso, ma so che mi avete capito. Buona giornata a tutti, vi lascio con la panoramica del parco.